Operazione antidroga sulla costa, un arresto, denunce e segnalazioni di assuntori effettuati dai carabinieri a San Giacomo degli Schiavoni, la base operativa. Le ditte autobus disattendono ancora una volta gli impegni assunti con le istituzioni sui pagamenti agli autisti, sul piede di guerra dipendenti e sindacati. Riprogettare il futuro abitativo dell'Italia e tornare a vivere nei borghi è terminata a Trivento la quarta edizione della manifestazione artistica Roccia Morgia. Saranno cinque le pellicole in programmazione a Campobasso da lunedì 24 a venerdì 28 alla Fondazione Molise Cultura, iniziativa dedicata al cinema noir. Un saluto dalla redazione giornalistica di TLT. Da Campomarino al centro di accoglienza a Campolieto sono stati trasferiti oggi 8 degli 83 migranti tunisini sbarcati via Mediterraneo a Lampedusa. Gli 83 giovani nordafricani erano arrivati a fine luglio nella struttura messa a disposizione a Campomarino, ma durante i giorni successivi erano fuggiti a gruppi dall'albergo fino a rimanere solo in 8. È ricoverata nel reparto di malattie infettive all'ospedale Cardarelli, un'anziana donna di Sant'Elia Pianisi. È l'ultimo caso di contagio da Covid. Il numero dei positivi sale a 51. Il coronavirus torna con veemenza in regione. Notizie negative, quelle diramate dall'azienda sanitaria di via Ugo Petrella a Campobasso. Sono sei le persone risultate positive, due del capoluogo provenienti da una vacanza in Grecia, una coppia di marocchini residente da molti anni a Forlì del Sannio che ha fatto ritorno dal paese d'origine e altri due giovani termolesi rientrati ugualmente dalla Grecia. Una volta giunti in Molise si sono segnalati alle autorità sanitarie ed hanno osservato un periodo di isolamento. Ieri sera è poi venuto alla luce il caso di un'anziana di Sant'Elia Pianisi, positiva al test rapido. La donna si trova attualmente ricoverata all'ospedale Cardarelli del capoluogo. La mappa aggiornata del contagio in Molise vede 34 pazienti a Campobasso, 5 a Campomarino, 3 ad Isernia, 2 a Campolieto, altrettanti a Termoli e Forlì del Sannio e infine un caso a Boiano e uno ad Ururi. Sono 61 le persone in isolamento e nessuno in sorveglianza. I casi di coronavirus riscontrati in regione dall'inizio della pandemia sono 502, le persone guarite invece 429. Se l'aumento del numero dei contagi non si arresterà, la riapertura delle scuole lunedì 14 settembre potrebbe essere compromessa. Oggi a Roma la riunione del Comitato Tecnico-Scientifico per occuparsi proprio della riapertura del nuovo anno scolastico. Dal Comitato non si deroga all'obbligo del distanziamento fisico di 1 metro tra gli alunni in classe. In caso contrario, ci dovrà essere la condizione che si porti sempre la mascherina di protezione. Sono evidenti i bisogni delle persone autistiche. In provincia di Isernia non esiste una struttura specializzata per il trattamento di questo disturbo. Nonostante un aumento di casi, l'amministrazione regionale non ha ancora realizzato un centro socio-educativo, mentre le famiglie sono costrette a rivolgersi a presidi anche fuori dal Molise. La consigliera regionale di maggioranza Filomena Calenda esorta le istituzioni al fine di attivare misure e terapie a valere sulle risorse sanitarie dei LEA. I carabinieri del comando di Termoli bloccano a San Giacomo degli Schiavoni una base operativa malavitosa dedita al traffico di stupefacenti. In manette un pregiudicato termolese, diverse denunce e segnalazioni. A coordinare le attività la Procura della Repubblica di Larino. Vediamo. Operazione antidroga sul litorale adriatico con base operativa a San Giacomo degli Schiavoni, ma dai tentacoli estesi nelle vicine Termoli e Guglionesi. I militari dell'arma hanno tratto in arresto un 27enne pregiudicato termolese, 4 gli obblighi di dimora e altrettante le persone denunciate. I carabinieri agli ordini del comandante Fabio Figuciello hanno portato alla luce un vasto giro di eroina, cocaina, hashish e marijuana ceduti a consumatori della costa molisana. Sono state eseguite complessivamente 5 misure, sono state denunziate 4 persone,
E sono stati anche individuati 20 giovani, 20 persone che sono state segnalate quali assuntori all'ufficio territoriale del governo. È un importante successo, ne segue quello di tanti altri, ovviamente sia in materia di sostanze stupefacenti, reati in materia di sostanze stupefacenti, ma non solo, anche per quanto concerne l'attenzione e le attività a contrasto dei reati contro il patrimonio o contro la persona. Ieri mattina quindi quasi tutti i militari della compagnia sono stati impegnati nell'esecuzione di alcune misure, un'attività di indagine che è stata svolta principalmente dal Comando Stazione Carabinieri di Termoli sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Larino. Pertanto siamo soddisfatti perché abbiamo neutralizzato e abbiamo inferto più che altro un colpo molto importante all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti sulla costa, assicurando la giustizia alcuni soggetti che in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e anche in concorso tra loro avevano messo in campo questa tipologia di affare. Per cui le attività di contrasto sono state rese possibili grazie soprattutto al tipo di rapporto fiduciario che vi è con il cittadino, le informazioni principalmente provenivano dai cittadini che avevano notato alcuni movimenti sospetti o personaggi poco conosciuti nella zona di San Giacomo degli Schiavoni. E quindi, in conclusione, mi piace sottolineare proprio questo: i servizi di prossimità dell'Arma dei Carabinieri sono finalizzati a intercettare, a ricevere, a raccogliere delle informazioni che poi vengono vagliate, per cui può scaturire un'attività di indagine. L'operazione antidroga a Tempio è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Larino. Un commerciante abusivo di origini campane è stato denunciato dai carabinieri per il reato di ricettazione. Il 50enne è stato trovato a girarsi nel centro storico di Isernia, in possesso di diverse confezioni contenenti set di pentole e coltelli di cui non ha saputo spiegare la provenienza. L'uomo vendeva la merce ai clienti presenti all'interno di locali commerciali e bar. Le imprese di trasporto disattendono gli impegni assunti con la Regione sui pagamenti ai dipendenti. I sindacati denunciano la situazione particolare e tornano sul piede di guerra. Nonostante le ingenti risorse ricevute, pari ad 1.900.000 euro per i servizi prestati nel mese di luglio, ATM e GTM, le aziende di trasporto locale riconducibili all'imprenditore La Rivera, disattendono gli impegni assunti con l'assessore regionale trasporti Quintino Pallante. A riportare la questione all'attenzione, FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA CISAL e UGL Autoferro. Aziende inaffidabili che, sottolineano i sindacati, detengono uno straordinario potere, un sistema che in Molise ha portato al degrado, così come evidenziato ai tavoli tecnici con i vertici regionali. Incontri nei quali le imprese si sono impegnate a ripristinare puntualità e regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, già a partire dalla mensilità di luglio, assicurando altresì, in ragione dei noti ritardi nella corresponsione da parte dell'INPS degli ammortizzatori sociali attivati sin dallo scorso mese di marzo, l'anticipo in busta paga delle eventuali spettanze di competenza dell'Istituto di Previdenza. Nonostante le risorse incassate, però, né ATM né GTM, che nello specifico si occupano una del trasporto regionale extraurbano e l'altra di quello urbano a Termoli, hanno onorato il pagamento delle retribuzioni di luglio entro la data convenzionale del 12 agosto. La prima ha pagato solo oggi a seguito di decreto ingiuntivo, sottraendo e non integrando le somme attribuibili agli ammortizzatori sociali attivati sempre nel mese di luglio, mentre la GTM è tuttora inadempiente verso i suoi dipendenti. Intanto i sindacati, che avevano bloccato ogni forma di protesta a fronte degli impegni assunti dalle due aziende, non escludono ora nuove reazioni. Passiamo adesso alla politica. Il Partito Democratico apre al Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. Nel corso della direzione regionale è stata ribadita l'esigenza di favorire in Molise la costruzione di un campo di centro-sinistra che vedrà il Partito Democratico impegnato a favorire alleanze con il Movimento 5 Stelle. L'alleanza sarà aperta anche ad associazioni e movimenti civici che vorranno condividere le linee programmatiche. Il PD si dichiara pronto a rinunciare anche al proprio simbolo.
mettendosi a disposizione di quelle idee che garantiranno una visione della politica come servizio per la comunità. A Termoli, l'amministrazione del primo cittadino Francesco Roberti ha eliminato l'obbligo per chi costruisce più di 500 metri quadrati di immobili di garantire verde pubblico e parcheggi, requisiti essenziali per la crescita armonica delle città. Sempre a Termoli si potrà monetizzare anche per chi costruisce più di 500 metri quadrati di cemento. Le minoranze in municipio incalzano l'amministrazione a sospendere le concessioni collegate a queste agevolazioni finché non venga discussa in Consiglio Comunale la mozione condivisa dall'intera opposizione. Coinvolgente l'ultima serata di Rocciamorgia 2020, la chiusura della manifestazione itinerante ha visto sulla scalinata San Nicola a Trivento l'intervento del giornalista di Torrella del Sannio, Domenico Iannacone, cimentarsi in tematiche legate al turismo e alla riscoperta dei piccoli borghi. Ascoltiamolo. Si parla anche di turismo in questo festival, il turismo di massa è in crisi. L'idea che si può vivere bene qui, ma questo non deve però diventare motivo estivo, cioè bisogna ricreare un meccanismo di appeal di queste case che sono chiuse, cioè bisogna cominciare a ripopolare il paese, solo così potremo ricominciare anche a ricreare delle collettività, delle comunità. Franco Arminio le chiama le comunità per azioni, beh, bisogna ricreare le comunità per azioni. Io credo che la politica in questo momento deve progettare il proprio futuro. Siccome il Molise ha questo a disposizione, allora su questo si deve puntare. Io adesso ricomincerò da metà di novembre con una nuova serie, poi farò una prima lunghissima serata con il Teatro Patologico, farò l'Odissea il 9 gennaio, poi rifarò un'altra serie. In primavera, insomma, il progetto sta andando avanti, è un progetto che adesso ha uno zoccolo duro di telespettatori e quindi questo in qualche modo lo protegge, come se si proteggesse un luogo come questo. Anche il giornalismo è chiamato a una missione diversa. Sì, dovrà ricominciare a guardare i fatti, anche quelli minimi. Noi abbiamo raccontato una politica soltanto quella urlata, quella fatta di contrapposizioni, ma abbiamo bisogno di ritrovare umanità anche nel racconto del giornalistico. Anche il poeta e scrittore Franco Arminio è salito sul palco di Rocciamorgia per l'ultima serata della quarta edizione. Il Molise e il Sud Italia, a suo parere, sono le terre del futuro. Vediamo il perché. Lei è uno di quelli che da sempre parla, diciamo, di riscatto delle aree interne, di riscatto del sud in particolare. C'è una questione, in ogni regione c'è un'area costiera che drena più risorse delle aree interne, poi c'è a livello nazionale la stessa questione e a livello europeo, perché anche a livello europeo c'è un problema di collocare più risorse sulle aree marginali rispetto a quelle collocate sulle aree urbane. È una battaglia fondamentale non per i paesi, per il mondo. Il modello urbano è veramente profondamente pericoloso per l'umanità. Vogliamo aspettare un virus più violento? Questo è il punto. Cioè, questo ritorno alla normalità, piuttosto sgraziato, frettoloso, è un suicidio. Cioè, noi dobbiamo assolutamente ripensare il modello di produzione e di consumo. La cultura, la poesia, la musica sono assolutamente fondamentali, perché prima c'è la visione e poi ci sono le scelte politiche ed economiche. Se un territorio si sa valorizzare dal punto di vista culturale, poi arriva anche l'economia. Pensiamo a quello che è accaduto nel Salento. Prima è arrivata la musica e poi sono arrivati i turisti. E il Molise, per esempio, deve fare qualcosa di simile. Cioè, le aree interne devono costruire una visione, devono avere un'identità, un loro sapore. Cioè, uno viene in Salento perché c'è quell'atmosfera lì, deve arrivare in Molise perché c'è una certa atmosfera. Quindi assolutamente queste sono terre del futuro. Il Molise è la terra del futuro, ma lo deve capire innanzitutto il Molise. Franco Arminio, questa sera a partire dalle ore 19, presente a Civita di Boiano, ospite del Partito Democratico, per presentare il suo ultimo libro intitolato La cura dello sguardo.
Il docente dell'Ateneo degli Studi del Molise, Rocco Oliveto, è stato premiato con il prestigioso Most Influential Paper dalla conferenza di riferimento per la comunità scientifica che opera nell'ambito della comprensione dei sistemi software. Sesta edizione di Kiss Me Deadly, l'iniziativa dedicata al cinema noir, 5 film in programmazione proiettati uno per sera dal 24 al 28 agosto a Campobasso, dalla Fondazione Molise Cultura. I film scelti sono cinque serate, sono tutti film piuttosto recenti, ovviamente alcuni recentissimi, il film di apertura I Miserabili, un film francese che ha vinto premi un po' dappertutto, è stato candidato all'Oscar per un diretto straniero, ha vinto premio della Giuria a Cannes, ha vinto César e Goya. È un racconto sulle banlieue, ambientato nel luglio del 2008 in Francia, quindi a Parigi, ed è il racconto di una complicata giornata da parte di una squadra di poliziotti che attraversa le banlieue. Un film straordinario è l'esordio di un documentarista che si chiama Reggie Lee, che ha ampliato il suo corto-metraggio di qualche anno fa e ne ha fatto uno straordinario lungometraggio. Sono cinque i film scelti da Leopoldo Santovincenzo per la kermesse multiforme sul noir proposta dall'associazione Kiss Me Deadly, che organizza a Campobasso l'omonima edizione, giunta quest'anno alla sesta edizione. Cinque proposte cinematografiche dal 24 al 28 agosto, più un corto di William Mussini, un horror che sta avendo un enorme successo internazionale. L'iniziativa, quest'anno in forma ridotta, si avvale anche di alcune importanti contaminazioni, come la presentazione di Ossidiana, la rivista di fumetto autoprodotta dai molisani di Noir Resist. È una kermesse che ha avuto sempre un successo dal primo anno strepitoso e che si è confermato nel corso degli anni, anzi è andato quasi esponenzialmente crescendo, anche per la formula che ha sempre ruotato intorno alla programmazione, la possibilità anche di vivere gli spazi della fondazione, la possibilità proprio di socializzare anche tra una proiezione e l'altra, l'arricchimento con presentazioni di libri. Naturalmente quest'anno è un'edizione ridotta per alcuni aspetti, perché ci sono delle prescrizioni ben precise, ma nonostante questo io credo che il risultato fondamentale sia il fatto che la programmazione ci sia, quindi non si sia interrotta e che nonostante in altri contesti a volte alcune kermesse sono state chiuse, sono state rinviate al 2021, invece noi continuiamo, anche grazie soprattutto a Kiss Me Deadly, a portare gli appuntamenti e quindi a intercettare un pubblico che attendeva, tra le altre cose, questi momenti. Le modalità di prenotazione per abbonamenti e biglietti singoli sul sito apposito dell'associazione. L'associazione Il Cavaliere di San Biase è promotrice di un nuovo evento culturale con la presentazione domani sera a Campobasso del catalogo dedicato al gruppo scultoreo di epoca Sannita, denominato appunto il Cavaliere di San Biase. Il reperto diventa ancora il protagonista dell'incontro nel cortile di Castello Monforte in un appuntamento di archeologia alle ore 20:30 che vuole tramutarsi in occasione di dialogo sui temi storici e di tutela del patrimonio culturale. Serata ufficiale per presentare il primo gin prodotto interamente in Molise, il luogo di nascita e Bagnoli del Trigno, che ha permesso la creazione di 3 tipologie della bevanda alcolica. Questa azienda, però in realtà io Sono 3 le tipologie di quello che è il primo gin molisano, una di gusto secco, l'altra più morbida e versatile ed una slow gin che si avvale di un mix di derivazione farmaceutica e propone una bevanda alcolica ricca di nuovi gusti e sentori.
un gin che nasce totalmente a Bagnoli del Trigno, per merito delle esperienze scientifiche di due realtà come Biogroup e Officine Naturali, che con la collaborazione del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi del Molise hanno reso possibile questi nuovi prodotti. L'università è impegnata a studiare, per quanto mi riguarda, la produzione delle materie prime che poi verranno utilizzate per la produzione del gin. In particolare l'università è impegnata nello studio della coltivazione, appunto, del ginepro, del prunus spinosa, che sono alla base della produzione di gin, appunto, e non solo, perché questa produzione prevede anche la presenza e l'utilizzo di altre derrate, di altre piante, come la lavanda, l'elicriso per esempio, che sono tutte coltivate in questo ambiente e sono tutte studiate dall'Università degli Studi del Molise per garantire la produzione di derrate, di piante, di estratti di qualità utili a produrre un gin buono. Il primo gin molisano, tre tipologie di gin molisane, facciamo un dry, un aromatico e uno slow gin, fatto col prugnolo e con il corniolo. Poi ci sono altre botaniche, come dicevamo prima, c'è l'elicrisio, la lavanda e poi c'è il ginepro, che abbiamo messo un ginepro totalmente molisano e un po' di oli essenziali che sono sempre prodotti qua a chilometro zero a Bagnoli. Sono principalmente buoni, come dicevo prima, per essere bevuti neutri, perché insomma già partiamo da un distillato di qualità. Non è un prodotto di GDO, non è un prodotto da supermercato, non lo troverete in giro, lo troverete solo sui canali e sul carrello dell'azienda. Ed è un prodotto di nicchia ed è buono già di per sé, di suo, è già buono. Poi in più abbiamo questa particolarità che vengono miscelati con le 4-5 drink che ho fatto questa sera, che sono il gin tonic dry o aromatico, il gin tonic poi più secco o con altre tipologie, con 5 toniche che ho portato, e abbiamo fatto i due tipi di Molise Mule, che uno un po' più piccante e l'altro meno piccante con lo slow. Donne protagoniste nella mostra dell'artista italo-canadese Carla Di Nunzio, allestita al castello di Macchia Godena. L'inaugurazione ci sarà sabato alle ore 18:30. Carla Di Nunzio è considerata un'alchimista nelle arti con la miscelazione di colori e lavora anche la ceramica, gli acquerelli e realizza sculture. Domani sera, giovedì, in piazza San Vitale a San Salvo si accenderanno i riflettori per la cerimonia di premiazione dei vincitori dell'ottava edizione del premio letterario Raffaele Artese. Ad arricchire il premio sarà la partecipazione della scrittrice e attrice Laura Efrikian. E siamo adesso, come ogni giorno, allo spazio del meteo. Aloha Park Village a Campomarino Lido, per non rinunciare al piacere di nuotare in un meraviglioso mare blu. Sole e caldo con nubi sparse nelle aree interne oggi sul Molise. Le temperature sono comprese tra i 17 gradi la minima a Campobasso e i 31 gradi la massima di Isernia. Venti provenienti da nord, poco mosso il medio adriatico. Sereno con valori climatici in rialzo domani sulla regione. Test atletici e medici e aspetti antropometrici fino a giovedì per le ragazze della Magnoli a Campobasso, che hanno in settimana iniziato la nuova stagione agonistica che le vedrà protagoniste per la prima volta in Molise nella pallacanestro femminile di A1. Soddisfatto il preparatore atletico del team Gianni Colagiovanni, poiché le cestiste hanno lavorato sodo durante quest'estate dal punto di vista fisico per farsi trovare pronte ai nuovi impegni sportivi. Sabato 22 il Campobasso Calcio svolgerà un allenamento congiunto con il Delfino Flacco Porto Pescara, squadra di eccellenza abruzzese.
L'appuntamento per i due team è fissato alle ore 17 allo stadio di Palena, in provincia di Chieti, sede del ritiro dei Molisani. La sessione di allenamento si svolgerà a porte chiuse. Lasciamo in Campobasso al lavoro in vista del prossimo campionato di Serie B di calcio A5. A giorni verranno ufficializzati gli under. Poi la società rosso-blu guarderà ad atleti di categoria per rinforzare il quintetto. Domani pomeriggio la società ha organizzato uno stage alla palestra Sturzo rivolto a calciatori nati tra il 2000 e il 2003 per allestire la formazione Under 19 nazionale. E siamo in chiusura. Sabato 29 agosto riprende il movimento delle bocce regionale, gara specialità coppia imposta al bocciodromo di via Insorti d'Ungheria del capoluogo alle ore 15. Il giorno dopo è in programma a Sant'Elena Sannita alle ore 9 il quarto trofeo Museo del Profumo. Ed era questa la nostra ultima notizia, è veramente tutto. Arrivederci.